Ciasp polare è sicuramente uno dei metodi più belli d'inverno per godersi la natura e la neve, ma esistono 5 errori che per la vostra sicurezza e soprattutto per non distruggere la vostra giornata non dovete assolutamente fare. Oggi li vediamo insieme e ne vedremo anche le soluzioni per evitare di farli. Il primo errore che non dovete assolutamente fare quando andate a fare una ciaspolata è quello di vestirvi con l'abbigliamento da sci. Quando si va a sciare non esiste tutta la parte aerobica presente in una ciaspolata, infatti l'abbigliamento da sci ci serve per tenerci al caldo anche in quei momenti in cui siamo fermi ad aspettare la funivia, sulla funivia stessa. L'abbigliamento da ciaspolata deve tenerci sì caldo ma essere anche traspirante, perché nella ciaspolata c'è anche tutta la parte aerobica di salita in cui andremo a sudare e a scaldarci. Se dovessimo utilizzare l'abbigliamento da sci faremmo solamente un'enorme sauna, rischiando anche di raffreddarci nel momento in cui andiamo a fermarci. E mi raccomando, la cosa più importante anche quando fate una ciaspolata è sempre quello di vestirvi a strati, a cipolla, così da potervi spogliare pian piano che inizierete ad avere caldo. Il secondo errore che non dovete assolutamente mai fare, e ne vale della vostra incolumità personale, è quello di utilizzare le ciaspole nel modo scorretto, in particolare con la bandeletta posteriore attivata. Questa piccola bandeletta serve solamente per quando andiamo a trasportare le ciaspole o sullo zaino o in macchina. Le ciaspole sono pensate che la piastra dove abbiamo il nostro piede va a staccarsi dal resto del telaio nel caso dovessimo cadere. Se teniamo sollevata questa bandeletta, la ciaspola non riuscirà a staccarsi dal telaio e quindi rischieremo di farci anche il doppio del male rispetto a quello che potremmo farci in una caduta accidentale. Assolutamente non utilizzatela mai, né in salita, né in discesa, nemmeno in pianura. Ne vade veramente della vostra incolumità personale. Il terzo errore che non dovete mai fare è quello di sbagliare gli scarponi, sia perché potreste farvi male, sia perché potrebbero venirvi i geloni. Nel particolare, se andate a fare una ciaspolata, non potete assolutamente utilizzare delle scarpe basse. Questo perché la ciaspola è pensata per andare a chiudersi sul collo del piede e una scarpa bassa non va a darci la protezione in questo punto. Ma non dobbiamo nemmeno utilizzare degli scarponi estivi. D'inverno si possono trovare temperature che vanno anche fino a meno 10. Utilizzare gli scarponi estivi vuol dire prendersi dei geloni. Dovete assolutamente pensare di utilizzare degli scarponi invernali adatti. Alla fine, se ci pensiamo, come a casa utilizziamo una scarpa estiva per l'estate e uno scarponcino per l'inverno, uguale dovrà essere in montagna, una scarpa estiva, una scarpa invernale. Vi do giusto due suggerimenti per gli acquisti. Se avete poco budget, con un 70 euro potete prendere quelli che erano gli ex Decathlon Quecia SH520 X-Worm, che adesso si chiamano SH500 Mountain. Vi lascio attualmente il link in descrizione. Se invece avete un pochino più di budget, il mio consiglio è quello di comprare gli Scarpa Rush Polar. Scarponi molto caldi con il Primaloft, con un'ottima suola per non scivolare. Insomma, avete due alternative, però mi raccomando, lo scarpone deve essere invernale. Il quarto errore che non dovete assolutamente fare è quello di comprare la taglia di ciaspola sbagliata. Questo perché se avete una ciaspola più piccola rispetto alla vostra taglia, sprofonderete la ciaspola, non vi terrà calla. Se avete una ciaspola più grossa rispetto alla vostra taglia, dovete camminare con le gambe completamente aperte e sarà molto innaturale. Come si sceglie la giusta taglia di una ciaspola? Non dovete assolutamente guardare il numero o la grandezza del vostro piede, quello è il metodo sbagliato. Per scegliere una ciaspola dobbiamo pensare a quanto pesiamo. Vi faccio un esempio, io Riccardo peso 75 kg, ci aggiungo altri 5 kg di vestiario ed altri 10 kg di zaino. In totale arriviamo a 90 kg, quindi io Riccardo dovrò comprare una taglia di ciaspola che vada bene per una persona che pesa 90 kg. Se siete su uno spartiacque, esempio 90 kg potrebbe essere sia una taglia M che una taglia L, vi consiglio di prendere una taglia superiore, vi consentirà questo di poter galleggiare di più sulla neve e anche se doveste portarvi qualche oggetto in più dietro non sprofondereste. Quinto ed ultimo errore che potreste fare me l'avete visto addosso sin dall'inizio del video, ovvero parliamo di occhiali da sole e crema solare. D'inverno c'è una possibilità di bruciarsi la retina degli occhi veramente altissima. Potreste incorrere in dei problemi che potreste trascinarveli anche negli anni. Mi raccomando, sempre occhiali da sole, almeno di categoria 3, meglio se di categoria 4, e crema solare, perché tornare a casa ustionati, vi assicuro, non è per nulla divertente. Perciò ragazzi, ora che sapete quali sono i 5 errori da non fare durante una ciaspolata, sicuramente non fateli, ma soprattutto godetevi al meglio le vostre ciaspolate, perché ciaspolare è veramente bellissimo d'inverno sulla neve. E detto ciò, io ho la speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!